Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 176esimo DGA News. Abbastanza sempre slow energy visto il periodo di agosto, ma qualche novità piccola c'è e comunque personalmente stiamo continuando a lavorare parecchio su quello che è The Silence of Halloween per ultimarlo. Ma passiamo agli appuntamenti della settimana perché ancora questa settimana sarà un singolo appuntamento e sarà mercoledì una Master Casual Live. Probabilmente continueremo con Hearthstone. Noi neanche confermerò comunque tutto mercoledì stesso. E mi piacerebbe portarvi The Hunt come Hunt Shadow sul canale, ma in questo momento non è propriamente, a meno per il mio computer e tutto il resto, non è propriamente, non sembra essere molto ottimizzato, quindi probabilmente non riuscirei a portarvi una bella esperienza di gioco in diretta, mentre Hearthstone secondo me potrebbe essere bello, anche perché dovrebbe effettivamente a questo giro essere attivata l'avventura di Operazione Apocalisse di Dottor Boom, quindi vorrei provarla insieme a voi. Ho letto qualcosina in merito e vorrei giocare insieme a voi. Nel caso, ovviamente, si parlerà poi di giovedì in anteprima per i Patreon e subscriber, quello che è la live, e poi venerdì per tutti gli iscritti sul canale YouTube sarà pubblicata invece pubblicamente la live di mercoledì. Detto questo, le novità di questa settimana sono poche, ma andiamo a dirle subito. Prima di tutto c'è la guida rapida in anteprima di Augusta Universalis, un nuovo prodotto di Acchiappato Sogni, che sarà in Kickstarter dal 3 settembre. Allora, qui sotto vi lascio il link per scaricare la guida rapida. È comunque un bel blocco di materiale in anteprima da leggersi e da controllare, da potersi gustare. E che altro dire? È un'idea d'ambientazione che ha il sapore molto warhammeroso. Alcuni potrebbero dire troppo, altri dire giusto abbastanza simile senza essere troppo simile. E personalmente ho ancora dei dubbi che dovrò chiarire, ma appena troverò il tempo per leggermi appunto questa guida rapida e magari poi parlarne insieme. Detto questo, fatemi sapere se voi avete in merito un parere rispetto a questo gioco, se l'avete seguito, se intendete seguirlo, se magari scaricherete questa piccola guida rapida per sapere un po' di più di questo progetto. Passando poi all'altra nostra piccola notizia, è che riguarda Zodiac Echoes, presentazione del nuovo progetto di Rooster Games, un post che trovate qui sotto il link che porta direttamente al Patreon di Rooster Games, il buon Ema. Questo però è un post pubblico, quindi possono leggerlo tutti, non solo chi è iscritto, e dove parla di questo suo nuovo progetto, di questo suo nuovo gioco. A voi leggerlo, giocarlo e farvi magari un'idea e magari interessarvi in merito dell'argomento. Per il resto, passando invece agli eventi, perché abbiamo già finito le novità, ragazzi, ma oggettivamente cos'è il 18 agosto? Ehi, c'è poca roba, c'è veramente poca roba. Passiamo agli eventi, perché vi ricordo rapidamente il Dragon Fest l'1-2 settembre a Milazzo, link in descrizione, il 2Play 15-16 settembre a Torino con i ragazzi del Fortuna Dado che si stanno dando un sacco da fare per organizzare un fantastico evento, qui sotto in descrizione per saperne di più. E il 22 settembre, il quinto DGI Birthday a Milano, link in descrizione sempre per sapere come raggiungerlo e chi sarà presente. Qui a lato state vedendo già la mappa con tutte le presenze dell'evento, sono veramente tanti e sono felice comunque che avremo così tanta gente con noi a festeggiare questo quinto compleanno del canale. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo. Oltre a questo, volendo passare invece alle cose da ricordare, giusto per fare un rapido assunto, abbiamo il nostro server Discord dove vi consiglio di andare per poter giocare o far giocare sempre nuove persone, la pagina Facebook, Telegram e Instagram di Dice Games Italia, il nostro canale Twitch ovviamente dove vedersi in diretta le live o recuperare le live se siete subscriber.
Beh, il Baker Kit di The Science of Halloween, il pre-order praticamente di The Science of Halloween, dove avete la possibilità di già preacquistare una copia se vi interessa. E per il resto, beh, ovviamente le collaborazioni con alcune realtà del settore, autori, associazioni locali e simili con cui abbiamo piacere di collaborare, girandoci notizie, eccetera, eccetera, che state vedendo passare qui a lato, ma ovviamente, primariamente, i nostri ringraziamenti vanno ai Patreon. Come al solito, vedete qui sotto i nomi. Questi ragazzoni e non solo, ma anche ragazze, poche, ma buone, nel senso il nostro 4% femminile si fa sentire sempre comunque, che supportano questo canale e me, nello specifico, veramente in una maniera attiva e che mi permettono di portare avanti tutti questi progetti e sapere di avere le spalle coperte, che è una cosa assolutamente necessaria per poter dare il massimo in maniera rilassata e fare un buon lavoro. Detto questo, noi ci vediamo durante il singolo appuntamento di questa settimana. Come al solito, se avete altre notizie, scrivetele pure qui sotto. Se avete commenti, scriveteli qui sotto, ragazzi. Leggo tutti i commenti e rispondo quando c'è richiesta e altro. Quindi mi raccomando, scrivete qui sotto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao, bagai!